Questo programma è realizzato in collaborazione con Stosa Cucine. È con un campito estremamente ambizioso. Diventare campione al primo anno. Buonasera e bentornati al nostro appuntamento settimanale con la Serie D. Ovviamente questa sera una buona parte della nostra trasmissione sarà dedicata al Siena, una brutta sconfitta quella di domenica in casa con il Grassina, ma chiaramente parleremo anche delle altre squadre del territorio. Buonasera Dario. Buonasera Veronica, a te e a tutti i nostri telespettatori. E allora, come dicevi te, una brutta sconfitta, la Robur ha ceduto nuovamente in casa, questa volta con il Grassina, una partita rocambolesca viziata da errori arbitrali veramente macroscopici, però ci sono state anche delle situazioni in cui onestamente si poteva fare meglio, però poi tanto dopo ne parleremo, sì, ne con parleremo, il nostro ospite, certo, che è Francesco Agnello, centrocampista della Robur. Però intanto io direi, Veronica, di vederci proprio le highlights della partita, esatto, così poi possiamo commentarle insieme. Vediamo le highlights di Siena Grassina. Si torna a giocare all'Artemio Franchi dopo quasi due mesi dall'ultimo match. Sotto la pioggia battente, il Siena ospita al Rastrello il Grassina per la partita di recupero della quinta giornata del girone E di Serie D. Le due squadre si dispongono a specchio con il 4-3-1-2. Il primo squillo è del Siena al terzo minuto di gioco. Schiavon scarica per Agnello. Il centrocampista bianconero calcia dalla distanza trovando la deviazione di degli innocenti. Il portiere del Grassina Cecchi riesce a bloccare. Ancora Siena dopo una manciata di secondi. Bedetti crossa dalla propria tre quarti verso Sartor che di testa manda alto sopra la traversa. Al tredicesimo inizia a farsi vedere il Grassina. Il numero 10 Bellini riesce ad arrivare al limite dell'area bianconera, ma sul suo destro Narduzzo respinge in calcio d'angolo. Dopo circa un quarto d'ora di gioco, Terigi è costretto a lasciare il campo per un infortunio rimediato con un intervento in scivolata. Al suo posto entra il numero 6 Farkas. Al sedicesimo minuto Schiavon libera Bani. Con il mancino il classe 99 trova quasi l'incrocio dei pali. Ad evitare il gol è un prodigioso intervento di Cecchi. Il Siena riparte con un contropiede fulmineo grazie al passaggio di Nunes verso Schiavon. Il numero 18 si mette in proprio, ma il suo tiro di destro è rimpallato da Matteo. Ancora problemi fisici per un giocatore del Siena. Bedetti è costretto ad uscire. Al suo posto entra Ilari. Al 39esimo Agnello dalla destra crossa, la palla arriva in area di rigore. L'arbitro però ferma il gioco e indica il dischetto del calcio di rigore per un fallo su Nunes. Ma la chance dagli 11 metri viene negata al Siena dal guardaline, che segnala fuorigioco. Nei primi 45 minuti il Siena ha avuto decisamente più occasioni del Grassina, ma alla pausa il risultato è ancora sullo 0-0. Il secondo tempo si apre con un'occasione per il Siena da calcio d'angolo. Il traversone di Agnello viene colpito al volo da Carminati, ma Cecchi blocca e mantiene il risultato sullo 0-0. Si fa vedere il Grassina, il cross di Bellini taglia tutta l'area di rigore, ma nessuno della squadra ospite riesce a calciare verso la porta. Poco dopo il quarto d'ora della ripresa, Guidone, partendo dalla sinistra, si accentra e calcia. Ma Cecchi è ancora attento e respinge. Al 74esimo il numero 99 Krusnaukas, da poco tesserato, fa il suo esordio in maglia bianconera subentrando a Sartor. Grandissima occasione per il Grassina al 77esimo, ma Rifioti in velocità supera Farkas e calcia sul secondo palo, ma la palla termina di poco fuori grazie alla deviazione di Narduzzo. Sugli sviluppi della stessa azione, Matteo calcia la palla. Secondo l'arbitro c'è una deviazione di mano di Ilari ed il direttore di gara estrae il rosso per somma di ammonizioni all'esterno del Siena e comanda il calcio di rigore. Dai replay sembra che la palla venga deviata da Ilari con la schiena, ma l'arbitro, non avendo a disposizione il VAR, resta sulla propria decisione. Sul dischetto va Baccini e non sbaglia. Il Grassina è in vantaggio e con un uomo in più a 10 minuti dalla fine. All'87esimo Gilardino fa entrare anche Mamudov, il numero 10 esordisce subentrando a Guidone. Niente da fare per i bianconeri, dopo 3 minuti di recupero l'arbitro sancisce la fine della partita. Il Grassina passa all'Artemio Franchi per 1-0, nonostante le molte occasioni avute dal Siena.
questi erano gli highlights di Siena Grassina, come abbiamo detto prima, Dario, ovviamente tanti punti da rivedere, sì, arbitraggio ovviamente, però anche tanti altri elementi, certo. No? E quindi iniziamo proprio a commentare la partita con il nostro primo ospite di questa sera, che è Francesco Agnello. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera Francesco. Buonasera, grazie. Ciao. A voi. Allora, abbiamo appena rivisto gli highlights che tu avrai ben stampati in mente. Come l'hai metabolizzata la partita? No? Perché è chiaro che l'errore arbitrale, gli errori arbitrali sono, diciamo, sovrastano un po' tutta la gara, no? Però magari un po' di autocritica la possiamo fare, tanto voglio dire, noi siamo il Siena, quindi non è che ci dobbiamo nascondere poi dietro a pretattiche, no? Quindi come l'hai a mente fredda? Se ripensi a ieri, cosa ti viene da dire? Assolutamente, quando viene una sconfitta sicuramente qualcosa si è sbagliato, quello è poco ma sicuro. Adesso andare ad analizzare una partita del genere è difficile, perché secondo me il Siena ieri non ha fatto malissimo, no, sicuramente in qualcosa deve migliorare, però che io mi ricordo l'unico tiro che mi importa è stato dopo quello là, che dopo è venuto il calcio d'angolo da cui è scaturito il rigore, quindi diciamo che il Grassi non ha mai tirato in porta. Noi sicuramente dobbiamo migliorare in fase offensiva, quello è agli occhi di tutti, siamo il Siena, è normale che se vogliamo fare un campionato di vertice dobbiamo creare più occasioni e soprattutto dobbiamo realizzare di più. Ecco, perché teniamo tanto palla, muoviamo tanto la palla, però finalizziamo poco, cioè comunque ci presentiamo al cospetto dell'avversario, al limite dell'area, però poi abbiamo delle difficoltà a finalizzare. Secondo te questo è un dato che può essere migliorabile facilmente? È stato un caso? Qual è la tua idea? No, assolutamente sì che si può migliorare, quello si migliora con l'allenamento. Ricordiamo che noi venivamo da una partita a Flaminia fuori casa dove avevamo vinto 3-1, certo. Quindi una squadra che fa 3 gol fuori casa, se poi la partita dopo non riesce a segnare, non è un problema non migliorabile, sicuramente si può migliorare. Quello tutti noi, quando parli di fase offensiva non parlo degli attaccanti, ma parlo di tutta la squadra in generale. Perché sia noi, anche noi centrocampisti, che gli attaccanti, dobbiamo migliorare sulla fase offensiva se vogliamo vincere le partite, perché come ben sappiamo le partite si vincono facendo un gol in più rispetto agli avversari. Poi, come dicevate voi, nascondere adesso gli errori arbitrali è dura, perché ieri alla fine, se magari finisci il primo tempo 1-0, certo, stavamo parlando di un'altra partita, secondo me, quello è poco ma sicuro. Ecco, ma come andava l'episodio? Quell'episodio che tra l'altro ti ha coinvolto, no? Perché nell'occasione in cui l'arbitro aveva concesso il rigore e poi invece è stato, diciamo, annullato il rigore per un presunto fuorigioco, avevi crossato te in mezzo. Cioè, sì, com'è sì, andata quell'azione? Cioè, non riesco a capire chi ha creduto che fosse in fuorigioco. Cioè. Guarda, da quello che ho capito io, il fuorigioco è stato fissato a Ruggeri, che assolutamente nell'azione non c'entrava nulla, ma anche se a Ruggeri, dalle immagini che ho visto, non c'entra lui nulla in quell'azione, perché il rigore è stato, mi sa, fischiato o su Guidone o sì, su Nunes, infatti. Quindi non so l'arbitro cosa abbia visto. Mamma mia, cioè, vabbè. È una cosa che noi non abbiamo neanche capito, ma la cosa che mi preoccupa è che, oltre al fatto che ci sta l'errore arbitrale, il problema è che ogni volta abbiamo preso in queste 5 partite degli arbitri dove, cioè, noi non riusciamo neanche a parlare con l'arbitro, ecco. Cioè, a volte facciamo fatica pure a dialogare, ma perché se... noi, cioè, in campo addirittura neanche il capitano tante volte può parlare, quella è una cosa che diciamo tante volte ci spiazza un po'. Ma secondo te questo dipende dal fatto del blasone del Siena, cioè che oltre agli avversari, e quando giocano il Siena naturalmente danno tutto quello che hanno, no? Non è che anche gli arbitri si sentono un po' così protagonisti ad arbitrare questo, il Siena? Questo non te lo so dire, per quanto riguarda gli avversari il mister ce lo ripete ogni partita, sappiamo che chi affronterà il Siena darà la vita tutte le partite, darà tutto. Quello degli arbitri non lo so, non so, questo non te lo so dire, l'unica cosa che mi preoccupa è quella, perché noi non riusciamo a volte neanche a dialogare con alcuni arbitri, non includo tutti. Però questo è un po' una storia che si ripete. Sì, 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 vabbè. Noi è normale, siamo in Siena, ma noi vogliamo vincere sul campo, meritando, non certo, con certo, arbitro altro. Però è normale che gli errori arbitrali ci stanno, ci sono sempre stati.
però magari il dialogo quello è importante, parliamone, come si dice. Senti, questa partita, poi al di là ovviamente della questione arbitri, può un po' essere una conferma del fatto intanto che questa sia un po' anche la Serie D e che allo stesso tempo questo girone non sia poi così semplice e quindi, nonostante chiaramente gli obiettivi del Siena, poi alla fine ci siano chiaramente dei casi come la partita di domenica in cui comunque c'è da stare molto attenti. Assolutamente, sono d'accordo con te. Cioè, sicuramente il girone non è facile. Cioè, se ci aspettavamo di vincere a gennaio, a febbraio, quello non è. Cioè, il girone è difficilissimo, tutte le partite saranno difficilissime. Ci sono squadre attrezzate, è normale che noi sappiamo i nostri obiettivi, sappiamo gli obiettivi del Siena e quindi dobbiamo fare il nostro meglio per raggiungere il prima possibile. Certo. Però è normale che vincere le partite tutte 3-4-0, quello no. Diciamo che il girone è molto difficile, se non affrontiamo con la giusta determinazione, la giusta grinta, possiamo fare fatica. Non come ieri, perché ripeto, ieri secondo me è una partita che è stata dettata da episodi. È normale che noi non potevamo fare di più, però se vincevamo 1-0 al primo tempo e la partita finiva così, secondo me parlavano di un'altra partita. Sicuramente. Certo, sicuramente. Senti, Francesco, ora poi ti lasciamo naturalmente. Allora, Melfi, Catanzaro, L'Aquila, tanto Albino Leffe, poi il Siena passando per il Rimini, ma quello che mi incuriosisce è che alla fine del 2019 ho visto delle cronache di quando giocavi Albino Leffe, si parlava appunto di un tuo trasferimento e c'erano Fermana, Gubbio, Sud Tirol, quindi squadre comunque importanti nella categoria, due di queste hanno fatto anche la B, insomma, però poi invece sei approdato al Siena. Ci vuoi dire un po' com'è andata? No, diciamo che la scelta di Siena non è stata difficile, sì, c'erano delle Serie C che mi hanno cercato, però Mi ha contattato il direttore Grammatica con la sua volontà e la volontà del mister, mi hanno presentato il progetto, era un progetto per me interessante, siccome venivo da un infortunio serio, sì. Quindi diciamo che volevo ripartire da una piazza seria e soprattutto da un progetto serio. E diciamo che Siena non avevo nessun dubbio, quindi ho fatto... Hai scelto la prospettiva, diciamo così. Esatto, esatto. Diciamo che sappiamo tutti il progetto che c'è qui a Siena, certo. Quindi è quello che mi ha entusiasmato e diciamo che poi quando c'è la fiducia sia di un direttore tecnico che un direttore sportivo che un allenatore, la scelta diciamo che poi è avvantaggiata. Bene, allora certo. Noi, caro Francesco, ti ringraziamo di essere grazie stato mille. Con noi, ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Ti ringrazio sempre per l'invito. Grazie per te, per la tua carriera, te ti faccio, bocca al lupo. In bocca al lupo ti faccio anche i complimenti perché nelle poche partite siamo riusciti a vedere comunque ti ho visto veramente molto, molto al centro delle azioni, molto deciso e molto concentrato. Quindi avanti così. Crepi il lupo, grazie, speriamo sempre di migliorare. Grazie. Ciao, grazie. A presto. Buona giornata, grazie. Ciao anche a te, ciao ciao ciao. E ieri sera poi c'è stata anche la volta della sala stampa, chiaramente. Sì, domenica chiaramente come sempre poi abbiamo la sala stampa dove hanno parlato il mister Gilardino, il capitano Guidone, quindi io andrei subito a sentire prima della pubblicità le parole di entrambi proprio in sala stampa dopo la partita Siena Grassina. Sì, abbiamo una situazione sicuramente delicata che andremo a valutare nei prossimi giorni, anche comunque Bedetti e Ilari sono 2-2002, quindi ci sarà da valutare per la prossima domenica sicuramente di recuperare Bedetti, questa è la verità. Terigi ha sentito un fastidio a un flessore, quindi verranno valutate nelle prossime ore e per quanto riguarda Bedetti è un problema sul tibiale e anche lui verrà valutato nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Chianti ha un problema, un flessore, e stiamo valutando e capendo anche il proseguo delle terapie, dei giorni di recupero e io mi auguro che si possa recuperare per domenica, ma non ne sono sicuro. Carmi è un giocatore affidabilissimo, pur essendo un 2000, comunque un giocatore che arriva da un campionato dove ha giocato quasi sempre a Mantova, quindi c'è grande fiducia in lui e adesso sicuramente con l'infortunio di Terigi e Crocchianti comanderà la difesa. Luca Forte no, non ce la farà per domenica, sta continuando a fare un lavoro a parte.
Sicuramente la concretezza è quello che ci è mancato di più oggi, perché sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo costruito tanto, ma non siamo riusciti a trovare la zampata vincente, l'episodio a favore per poter sbloccare la partita. Ma non credo nella sfortuna, bisogna migliorare, perché siamo arrivati parecchie volte, come ho detto, e dobbiamo cercare di essere più precisi, più cattivi. E io stesso ho avuto due palle importanti dove potevo sfruttarle meglio, e bisogna migliorare, perché non possiamo buttare delle partite così. Sì, non ho capito. Io ho chiesto spiegazioni a Guardalini alla fine, ha detto che ero rientrato in parte attiva, ma non c'entravo niente io, perché il fallo non era su di me. Quindi non riesco, su Nunes mi sembra, quindi non riesco a capire che cosa abbia fischiato, perché io non c'entravo niente in colazione, proprio ero fuori e ha fischiato un fuorigioco che non riesco a capire. Non gli ha dato una mano, sicuramente per l'arbitro magari non è facile giudicare in pochi secondi, però mi hanno detto che dalle immagini, come abbiamo visto bene anche noi, non c'era, però non mi voglio attaccare agli episodi, dovevamo fare meglio noi, non dovevamo neanche poter dargli la possibilità di arrivare a quell'episodio. Oggi non ci diamo per perdenti, e se avessimo vinto non ci davamo per vincenti, quindi il campionato è lunghissimo ancora, sicuramente c'è da lavorare, perché non possiamo permetterci di perdere due partite in casa consecutive, quindi deve finire qua. Però non lo vedo come un campanello d'allarme, perché se, come hai detto bene, col Tiferno forse era più meritata, oggi hai cercato in ogni modo di vincerla, poi l'episodio l'hai persa, però non deve succedere neanche l'episodio. Erano le parole del mister Girardino e del capitano Guidone dopo la partita di domenica. Noi andiamo in pubblicità e poi torniamo tra poco. E noi torniamo con la seconda parte di C'ero anch'io al Grifo Cannara e continuiamo a parlare di Siena, Dario. Continuiamo a parlare di Siena, abbiamo sentito le parole del nostro tecnico, del nostro capitano, continuiamo esatto. A farci del male. Continuiamo a farci del male, però... perché parliamo ovviamente di Siena, continuiamo anche un po' a parlare della questione arbitri, con cui abbiamo parlato anche con Francesco Agnello, e adesso abbiamo in collegamento un tifoso e anche esperto in materia, quindi possiamo parlare di più cose, Claudio Agnelli. Agnello agli Agnelli, dal singolare al plurale. Abbiamo scelto proprio gli ospiti con una certa serata, bravi. Linea. Ciao, buonasera. Buonasera Claudio. Allora, buonasera. A te, allora, subito, l'arduo compito l'hai fatto, lo stai facendo anche ora, insomma, per te il giudizio degli arbitri è, come dire, una consuetudine, quindi a te l'arduo compito di analizzare la giornata storta, direi di poterlo dire, di questo giovane arbitro. Cosa ci puoi dire? Dunque, questo giovane arbitro è al terzo anno, per cui dovrebbe essere un arbitro esperto, perché quest'anno o va in Serie C oppure se ne va a casa. È stata una grossa delusione, perché ho visto un bel fisico, correva bene, però ha lasciato correre troppo i falli, soprattutto da dietro, quelli in scivolata. In un terreno del genere credo che si debba andare molto cauti. Ha fatto degli errori, vabbè, se uno sbaglia una valutazione al centrocampo, tutto sommato il danno è relativo. Certo. Ma dentro l'area di rigore bisogna essere attenti parecchio e precisi. Sul fatto del rigore assegnato al Siena e poi annullato perché il guardialine ha alzato la bandiera, sinceramente da dove ero io in posizione e anche te, non si poteva vedere. No. Se era fuori gioco o meno, bisogna fidarsi in questi casi della segnalazione dell'assistente. Sulla faccenda seconda invece del rigore dato contro il Siena, anche lì io non ho visto assolutamente niente, però tutti dicono che il pallone è battuto nella schiena nella mano, per cui fidiamoci anche dei giocatori. No, poi stavolta c'era Sport Italia che ha fatto fior di replay. Ha indicato il dischetto di rigore, tutti a lamentarsi, per cui
credo che ci sia stata una valutazione sbagliata. Senti Claudio, in questo caso però l'assistente poteva essere d'aiuto, no? Perché era più vicino dell'arbitro in realtà, ma invece in questo caso non ha... vabbè. Dunque senti, l'assistente mi sembra che anche in un caso precedente con uno spintone netto contro il Siena non ha... era proprio davanti a lui, non ha preso posizione, per cui non credo che anche lui avesse una grossa personalità. Però poi ci sono stati anche altri errori di valutazione. Lo spintone che ha avuto il nostro centravanti, il nostro capitano, mentre andava verso l'area di rigore avversaria, ignorato. Altre situazioni di scivolate pericolose, trascurate. Non sono state sanzionate. Giornataccia. Senti Claudio, al di là di questo, quello che ti voglio chiedere, si sa che le squadre quando giocano nel Siena raddoppiano le forze, sì, perché è giusto, anche io lo capisco molto bene, ma non è che giocare contro il Siena, arbitrare anche il Siena in un certo modo condiziona questi giovani arbitri, forse sentono un po' troppo la tensione, non so, perché arbitrano una squadra importante, allora magari uno stadio importante, magari anche loro soffrono un po' questa situazione, è possibile? Dario, ci fossero 5.000 persone, capirei. Ecco, ma lo stadio vuoto. Ma così che pressione, anzi sono onorati di venire a arbitrare allo stadio Franchi e anche il Siena fuori casa, perché se arbitrano il Siena fuori casa vuol dire che sono considerati quanto una probabile vincitrice del girone, cioè ci mandano gli arbitri più esperti. Ecco, e quindi insomma... Quindi c'è qualcosa che non torna. Quindi noi avevamo... C'è qualcosa che ha sbagliato lui, ha sbagliato giornata, ha sbagliato interpretazione. Senti, ma tecnicamente come funziona? Cioè l'arbitro ha fatto una prestazione, diciamo, insufficiente. Questo viene registrato, diciamo, come? Da delle persone che si trovano allo stadio... Dunque ci doveva essere forse l'osservatore speciale, che è un vecchio arbitro che ha fatto dei corsi, va a vedere gli arbitri e gli dà un giudizio compilando delle schede, una cosa piuttosto complessa. Che poi dopo pesa sul giudizio globale, ovviamente, tutto ciò. Sì, questo praticamente va al responsabile degli arbitri che si fida di questo osservatore. Lo mette un po' da parte, se poi ha dei dubbi ci va lui direttamente a vederlo e a quel punto è lui che dà il giudizio finale per un eventuale passaggio di categoria. Certo. Senti Claudio, anche te ieri allo stadio ci siamo visti, ora al di là degli errori arbitrali che è oggettivo ci siano stati, insomma la palla colpisce la schiena, si vede bene, tra l'altro c'era Sport Italia a fare la diretta ieri, quindi sono stati fior di replay, però a parte questi errori arbitrali, come hai visto il Siena? Perché io credo che comunque qualche autocritica ce la dobbiamo fare. Senti, io di solito sono piuttosto tranquillo e mi reputo uno sportivo, tifoso in modo moderato. Certo. E, insomma, le partite si sono viste tante, fra quelle che ho arbitrato e quelle che ho visto. Mi rendo conto che siamo in quarta serie, però io non ho visto un gioco, cioè il centrocampo, mancano le persone che vogliono il pallone e impostano il gioco, perché è capitato diverse volte che i nostri difensori avevano il pallone ma erano tutti verso l'area di rigore avversaria, nessuno che ti viene incontro pretende il pallone per impostare il gioco. Ecco, tanta buona volontà, però mi è sembrato poco gioco, sono giovani, perché parecchi sono giovani, però insomma poi il fatto di non giocare, allenarti e basta, questa attesa senz'altro non ti facilita, però non mi è sembrata una squadra pronta per tentare, cioè bisogna migliori ma di brutto, ecco. Parecchio, anche perché la classifica è corta, ci vuole poco, se si vince una partita siamo subito su,
Sì, però era l'occasione giusta per vincere. Ricordiamo il Siena, deve ancora recuperare la partita della San Giovannese, sì. Però questa assenza di cabina di regia un po' si è sentita. Sarà anche il momento, ci sono dei nuovi acquisti e devono essere rodati e quindi probabilmente certo. E forse io dico che bisogna ancor di più calarsi in questa categoria, come dire, sporcarsi le mani, no? Ha visto quanti contratti ci sono? Tantissimi. Poi il terreno in quel modo si prestava alle scivolate. Certo. Loro hanno dimostrato di conoscersi meglio, sì, di essere adatti alla categoria, di battagliare. È così, purtroppo. Sì, è andata così. Comunque, leviamoci alla svelta da questa categoria. Ecco, leviamoci alla svelta perché è pastosa, direi anche. Allora, domenica, sì, comunque abbiamo il Monte Spaccato in casa, un'occasione per riprendersi subito. Sì. Speriamo che meglio. Monte Spaccato anche ieri ha perso, ma è un clientaccio, sì, anche quello. Sono tutti clientacci. Senti Fabio, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Ciao, per le tue analisi sempre molto precise. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. Magari ci sentiamo presto. Bene, forza ciao, Siena. Forza Siena, ciao. Ciao, grazie. Quindi, allora Dario, sì, abbiamo un po', chiudiamo un po' questo, diciamo, la parte dedicata al Siena, perché sì, chiaramente sì, ne abbiamo parlato anche un po' di più questa settimana, anche perché è stata l'unica squadra del territorio che... Di quelle che seguiamo sì, che ha giocato, e quindi insomma abbiamo dedicato anche un po' più di spazio, e adesso però andiamo anche un po' a vedere i quadri. Sì, anche perché, andiamo a vedere i quadri, perché a questo punto, diciamo così, ora il Siena c'è ancora una partita da recuperare, altre squadre hanno da fare dei recuperi, però insomma la situazione piano piano si sta equilibrando. Sì, quindi se vediamo la classifica, sì, per esempio, anzi esatto, mi scuso la regia, vediamo i risultati di queste partite ci sono state, eccoli che ci qua, riguardano. Che sono appunto domenica 6 dicembre, ovviamente la vittoria del Grassina in casa del Siena, poi la vittoria del Foligno con il Monte Spaccato. E che questa è una vittoria molto importante perché vedremo poi i riflessi, esatto, sulla classifica. Esatto, e poi ricordiamo che il Monte Spaccato domenica sarà a Siena, poi certo, Scandicci, Flaminia un pareggio. Devo dire, Scandicci sono veramente sfortunatissime, che vincevano 1-0, loro hanno 0 punti e il Flaminia al 95esimo mi sembra pareggiato, insomma vabbè. Comunque lo Scandicci ha lasciato la casella 0, questo è già un passo avanti. E poi Follonica Cavarrana Montemarchi è stata rinviata. Quindi insomma vabbè, la situazione, qualche recupero è stato giocato, però insomma per ora la situazione, adesso qualcuno andremo a vedere la classifica. Ancora. Vediamo la classifica. Che insomma ancora mancano un bel po' di partite da giocare. Ricordiamo tra l'altro che tra le squadre, tra l'altro che proprio noi seguiamo, il San Donato è in questo momento l'unica squadra che deve recuperare ben tre partite. Quindi una situazione quella del San Donato, sì, insomma. Anche il Montevarchi 2, poi ce n'è qualcuna, ne deve recuperare una, Messina, Trestina, Scandicci, San Giovannese e Follonica. Ancora devo dire che in cima alla classifica ci sono appunto le Trastevere, Cannara, quindi insomma quelle che erano un po' le squadre di cui abbiamo parlato anche sì, le scorse settimane. Abbiamo perso questa partita, quindi abbiamo perso un po' di terreno, sì, però è vero anche le prime quattro, come vedete, non hanno da recuperare. Quindi se sì, noi diamo se noi pensiamo il Siena possa vincere il proprio recupero, in questo momento sarebbe comunque primo, anche perché è talmente equilibrato questo girone che è molto difficile fare delle fughe in avanti, diciamo, perché tutte le squadre danno filo da torcere. Quindi certo, in questo momento ci sono delle squadre che il Foligno per esempio con questa vittoria esterna a Monte Spaccato si è rilanciato. Il Foligno è una squadra tra quelle che ambisce comunque. È un girone dove davvero sono veramente tantissime le squadre che ambiscono a poi vediamo che Siena e Monte Spaccato sono entrambe allo stesso, insomma, a 9 punti, e quindi insomma sì, la prossima partita sarà chiaramente, in caso che non sia un pareggio, insomma fondamentale anche per vedere proprio un passo avanti dell'uno o dell'altra, quindi certo. E poi c'è il fondo della classifica dove c'è già Bagarre, ora c'è un errore che lo Scandicci avrebbe un punto, scusate, e c'è stato un errore di grafica, comunque. Vediamo il prossimo turno, perché stavolta è un prossimo turno completo per giocare il campionato per la prima volta, diciamo, esatto, quindi è domenica 13 dicembre per Santa Lucia, che purtroppo quest'anno non sarà anche sarà quella difficile, come eravamo siamo abituati noi. Comunque chiusa questa parentesi, giocherà domenica appunto Montevarchi, Scandicci, Flaminia, Grassina, Foligno, San Donato, Ostia Mare, Cannara, Pianese, Follonica, Gavorrano, Siena, Monte Spaccato, Siena Lunghese, Lorna
Fornano Badesse, Tiferno Lerchi, San Giovannese, Trastevere, Trestina. Oltre a Siena Montespaccato, di cui abbiamo parlato prima, salta subito all'occhio questo importante derby, diciamo, certo, sì, derby, Lunano, e poi analizzeremo, dopo nella nostra seconda parte. È un turno dove il Siena non deve sbagliare. Perché? Perché le squadre che militano, diciamo, nella parte alta della classifica, mi riferisco a Foligno, Montevarchi, Trastevere e Tiferno Lerchi, hanno sulla carta tutte le partite casalinghe abbordabili, quindi non fare risultato pieno al Montespaccato potrebbe allontanarci un po' dalla vetta, sì, e poi insomma vetta. Alla fine tutto questo ci può creare dei problemi, perché ricordiamo che il Siena ha una formazione indubbiamente di categoria superiore, no? La rosa del Siena non è neanche paragonabile a quella di quasi tutte le altre squadre che si trovano a militare nel nostro girone, quindi forse potrebbe subire maggiormente dei contraccolpi psicologici dovuti al fatto di non vedere, diciamo, l'obiettivo avvicinarsi, no? Sì, potrebbe creare anche un problema proprio anche a livello di nervosismo. Sì. Anche ieri durante la gara, che quando c'è mister Girardino un paio di volte veramente ha perso la pazienza, la calma. Sì, perché chiaramente quando poi si ha un obiettivo proprio così chiaro e diciamo quasi, no, obbligato da raggiungere, in questo caso perché chiaramente il Siena ha un obiettivo ben preciso e chiaro quest'anno, poi insomma il fatto di vedere che qualcosa non va verso quella direzione crea nervosismo, ansia, quindi chiaramente insomma un certo, po' più di difficoltà. Si può dire che siamo in buona compagnia, perché la Pianese è in un momento, si può dire, di crisi, anzi, se la regia ci può rimettere un attimo la classifica, sì. Non solo la Pianese ma un'altra squadra che era partita, diciamo, a nastro di partenza con grande veemenza, era il Follonia Gavorrano, una squadra insomma il Gavorrano, ricordiamo, insomma, ha fatto anche la categoria, e quindi questo tutto sommato ci avvantaggia, perché le squadre ora si trovano in alta classifica, sono un po' delle sorprese, anche se Trastevere è una squadra, è naturalmente nel bacino di utenza, un po' come il Montespaccato romano, ha la possibilità di far giocare tanti giovani di prospettiva, però insomma Follonia Gavorrano, e vediamo a 7 punti, e la Pianese addirittura a 4, insomma, con tutti i recuperi fatti, non sì, è messa molto bene. No. Quindi questo, da un certo punto di vista, sì, è un po' il discorso che facevamo prima, che comunque è un girone poi insomma dove in realtà non è così semplice, ci sono delle squadre come appunto dicevi te Dario che alla fine sono un po' state delle sorprese, quindi chiaramente è normale che anche le squadre come la Pianese, che magari potevano sicuramente avere quella marcia in più, poi è possibile che abbiano un po' un periodo di arresto. Sicuramente non è che bisogna guardare indietro, perché poi quando uno guarda indietro è sempre un problema, però certo pensare se Siena avesse fatto come da pronostico bottino pieno sia col Tiferno che con il Grassina, in questo momento avrebbe già messo, come dire, un segno forte in questo campionato. Però sì, bisogna sudarsela, perché sì, c'è tanto fango, tanti calci, arbitri un po' così, quindi bisogna sudarsela, e questa è una categoria che va aggredita, secondo me, abbassandosi un po' di più. Cioè, è vero che siamo di un'altra categoria, ma siamo in questa categoria. E quindi dobbiamo per forza, se si vuole raggiungere dei risultati, bisogna sporcarsi e farsi male. Non si può fare altro. Male, per modo di dire, ovviamente. Già mi sembra abbastanza, perché ieri durante il primo tempo due giocatori sono stati sostituiti, insomma. Sì. Quindi, stai degli infortuni, insomma. Io direi di andare in pubblicità. Andiamo in pubblicità e poi torniamo perché abbiamo chiuso il capitolo Siena e iniziamo a parlare, come abbiamo detto prima, del derby di domenica tra Siena Lunghese e Lornano Badesse. Sì. Quindi torniamo tra poco. E torniamo in studio e iniziamo subito a parlare di Siena Lunghese e Lornano Badesse, che, come abbiamo detto prima, Dario, appunto si giocheranno appunto domenica, quindi un derby importante, sentito, sì, diciamo. E noi adesso abbiamo in collegamento il vicepresidente della Siena Lunghese, Massimo Grotti. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora Massimo, ora il discorso del derby chiaramente lo affrontiamo, certo, perché è un derby particolare, perché ricordiamo la scorsa stagione le due squadre si sono contese la vetta del campionato, a un certo punto la Siena Lunghese era lanciatissima, poi c'è stato lo stop che tutti conosciamo,
insomma, non si è potuta concretizzare questo attacco al primo posto della Serie Longhese, ma poi dopo alla fine vi siete trovati tutti e due in Serie D e quindi diciamo che domenica finalmente potremo sapere chi delle due in effetti, no? Che dici? Non è proprio uguale perché abbiamo potuto vederlo lo scorso anno, anche perché in quel momento lì oggettivamente le cose erano per noi al top, sì. Possiamo dire altrettanto adesso, dove è un mistero quale sia la condizione delle squadre e quale sia il modo in cui si affronta, tanto per noi quanto per il Badese. Certo. Questo è verissimo. Tra l'altro ho sentito un tuo intervento messo sulla pagina della società, dove appunto parli di questo, di questa situazione, del protocollo, del futuro. Allora, il protocollo entrerà in vigore a breve, no? Ah, il protocollo entrerà in vigore a breve. È un protocollo, secondo me, che va ad aumentare la spaventosa differenza delle società di Serie D. Infatti. Noi sappiamo da tempo che la Serie D è un campionato ibrido dove dentro c'è un po' di tutto. C'è il Siena e c'è la Siena Lunghese, tanto per fare un esempio. Certo. C'è la Pianese e c'è il Badese, in realtà spaventosamente diverse. Società come la Siena Lunghese, che riescono a fare questo tipo di campionati in virtù di una struttura a 360 gradi, non in virtù di entrate economiche che vengono da certo, dei patron, degli sponsor, sono particolarmente in difficoltà in questo momento. Noi ricordiamoci che è da marzo scorso che abbiamo zero ecco di casse. Permettimi, cioè la voce principale del bilancio di una società come la Siena Lunghese è rappresentata dai biglietti allo stadio, no? Si può dire, o comunque... Sicuramente larga parte, diciamo, e dalle decine e decine di manifestazioni che si susseguono 365 certo, giorni all'anno. Certo. Noi abbiamo una struttura di volontari che ci permette di essere 365 giorni all'anno partecipi della comunità sinalunghese, partecipi di tutto quello che può essere sviluppato per portare incassi alla società. No, tra l'altro, quindi, tra l'altro io conosco bene queste diciamo le attività collaterali, perché mio figlio piccolo, ora non più tanto piccolo, ha fatto come tanti ragazzini senesi il torneo di Siena Lunga, dove si sta veramente bene, si mangia, si beve, si guardano le partite dei ragazzi, è proprio un'organizzazione, tutte queste persone che ti prenotano il pasto, poi ti preparano veramente, perché no, queste attività portavano un bel ristoro, per rimanere nel termine che usa il governo, no? Le nostre entrate sono grosso modo un terzo botteghino dello stadio, un terzo manifestazioni e un terzo pubblicità di aziende che ci aiutano. Certo, quindi più o meno si è fermato. Quindi insomma, ritornando al discorso principale, nel nuovo protocollo, allora si può chiedere l'annullamento della gara se si hanno 4 casi di Covid o 3 casi di Covid tra gli under. Però queste sono analisi molto costose da fare, no? Noi abbiamo fatto un punticino veloce, se rimaniamo nell'ottica dei 30 euro a tampone che sono quelli attualmente sul mercato, sono 50.000 euro una stagione, cosa per noi assolutamente impossibile. Ho notizia che la Lega Nazionale Dilettanti stia operandosi per avere a breve una forma di tamponi a un prezzo estremamente contenuto, che diventa assolutamente indispensabile, non utile, indispensabile. Non a caso 5 società della zona Marche Umbria si sono mosse nei giorni scorsi con un comunicato ufficiale dove dicono che se non viene trovato un sistema per permettere il pagamento dei tamponi, loro saranno costrette, come tante altre, a interrompere il campionato. Ecco, perché veramente... poi chiaramente la situazione finale è quella, perché se poi le squadre non riescono a permettersi delle cifre così alte, non c'è altra soluzione. Cioè, nel senso... punto che sono 40 persone del gruppo squadra. Ammesso che poi siamo solo 40, perché in realtà questo va esteso anche in qualche modo ai custodi, ragazzi. 40 persone che almeno una volta a settimana devono fare il tampone. È una cosa è insostenibile, dai, si può dire. Ma forse era più semplice se la Lega o addirittura la Federazione avessero messo in atto dei contributi proprio economici, no? Questo è il vero punto, perché si parla tanto di contributi, ma oggi l'unico che è stato visto in maniera concreta è quello
della Lega Nazionale Dilettanti, sì, l'Euro Società, che non dimentichiamo, ci terminare la società sono mezzo milione d'euro. Sì, sì, certo. Non è proprio sempre lì. No, certo, però non bastano ovviamente per affrontare questa emergenza. Veniamo conto in maniera molto semplice e banale anche del fatto che al di là dei mancati incassi, proprio il discorso sanitario ha comportato un'esplosione dei costi. Faccio un esempio banalissimo. Sì. Noi dovremmo andare in trasferta o la prossima domenica, tra due domeniche. Sì. Gli autobus prevedono 23 posti solamente. Ecco. E quindi 23 posti, vuol dire che per spostare la scuola servono due autobus da 50. Ne servono due. No, no, ma è tutto. Ma un'altra cosa banalissima. Il Badesse che domenica viene a giocare a Sinalunga, se tutto va bene, finalmente riuscirò a giocare questa partita. Quando vengono a Sinalunga, vengono con la borsina di nylon, con il panino, con la porchetta o che altro? Perché dove potete in maniera legale mettere dentro una squadra che parla a mangiare. Certo. Noi abbiamo un'attività che ci aiuta anche, un ristorante aperto, che sono ospiti alle squadre. Un trasferta che non prende i gruppi perché non può prenderli, non può, certo. La legge non lo permette. No, la legge non glielo permette. A livello logistico diventa una cosa impossibile. Noi abbiamo fatto un quesito formale agli organi preposti su come fare i pulmini, quelli da 9 posti. È stato risposto: dovete rispettare le attuali normative che prevedono posto libero accanto al conducente, un posto sì, un posto no nelle file successive. Ci vuole 7 pulmini, ci vogliono. Cioè, bisogna comprare un 12 pulmini. 12 pulmini, bene, no, insomma, una cosa non credo economica, sia sostenibile, diciamo. Penso che qualcosa dovrà essere fatto perché non ci si può, dico io, anche approfittare di questa categoria, perché è chiaro che la Serie D, ora lasciamo stare il Siena, ma si basa sul volontariato, sulla voglia, sulla passione, su ciò che deriva dalle giovanili, perché non dimentichiamoci che poi la Serie D è un incubatore di calcio, no? Forse il calcio esiste grazie alla Serie D, cioè, no? Nel senso, è lì che nasce il calcio. Quindi sembra quasi che gli organi preposti si approfittino, come dire, della grande voglia di fare, della grande voglia di donare, di essere volontari, come dire, tanto loro ci hanno tanta voglia, ci hanno tanto ardore e vanno avanti da sé. Ma così basta, non è. Passaggio che viene assolutamente sottovalutato, che in Serie D siamo dilettanti. Ora, è vero che ci sono delle società, ad esempio Siena, ma anche la Pianese, anche le Vadesse, che hanno praticamente tutti i professionisti che lavorano per loro, dirigenti e giocatori. Ecco. Non tutti sono così, posso garantire, almeno un terzo delle società sono vere società di dilettanti. Certo. Faccio esempio in casa mia per stare tranquillo. Certo. Io ho almeno la metà dei giocatori che lavorano. Che vanno a lavorare, insomma, ecco. Che vanno a lavorare, oltre a giocare a calcio. Certo. Allora, io come posso pretendere che metta a rischio il proprio posto di lavoro una persona che è impiegato in una qualsiasi azienda perché deve fare tutta una serie di controlli sanitari giustissimi, Carità giustissimi, però che gli impediscono poi o lo mettono in condizione con una quarantena di perdere il posto di lavoro. Uno, il nostro team manager, Alessandro Baini, che la domenica va in panchina con la squadra, fa il parrucchiere. Possiamo dare che il signor Baini possa perdere il proprio negozio di parrucchiere per stare dietro al Sinalunga? No, è impossibile. Siamo convinto che sta distruggendo un po' tutto. Vabbè, allora senti, noi è stato molto interessante veramente questo confronto di idee, magari lo rifaremo anche successivamente, sperando Speriamo di trovarci arrivi a parlare di una situazione un po' più sotto controllo, soprattutto dal punto di vista proprio della sussistenza, no? Della sussistenza economica, perché sostegno. Siamo arrivati al punto, cioè quello del protocollo, che già è stato quasi un successo dopo tanto tempo, però poi Certo. Io, noi siamo una società che non ha mai avuto fortunatamente i soldi, dico fortunatamente non li abbiamo avuti perché questo ci ha obbligato a essere sempre ingegnosi. Certo. Siamo sempre riusciti a rimanere sulla linea di galleggiamento senza debiti, senza nessun tipo di problemi. I fallimenti dal 1957 oggi non ci sono mai stati. Non ci sono mai stati, questo no, non è stato. E vorrei fosse chiaro questo: non ci saranno. Sinalunghese farà il passo a seconda delle proprie possibilità. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che io alla Serie D e al campionato di tutto antepongo la società.
Bravo. Certo, questo non li faccio di sicuro per le soddisfazioni personali di qualcuno. No, no, quindi certo. Noi giusto. Andremo avanti con le nostre forze e arriveremo in fondo a questo campionato. E ci arriveremo nella maniera migliore possibile, speriamo, come i nostri obiettivi centrati. Però di sicuro le follie le lasciamo ad altri. Noi, come credo tante altre società sane che ci sono in Serie D. È giusto, bravo. Giusto. Questo, fa questo molto bel onore. Messaggio. Anche. Sei sempre molto acuto nei tuoi commenti, io ti seguo anche in altre interviste hai rilasciato e ho anche registrato un simpatia delle cose che hai detto appunto riguardo a questo argomento e anche a squadre che approcciano la categoria come il Siena, magari senza ancora essercisi calati tanto e che non si sporcano. Infatti, non solo, anche col tiferno devo dire. Scusa, no, non ti abbiamo sentito. Tassina, lasciate perdere il rigore. Per sì, sì, vabbè, assurdo. Lasciamo perdere il rigore. Però la partita con il Tassina, il Siena l'ha persa negli spogliatoi prima di iniziare. Anche secondo me, sono d'accordo con te. Di calcio e un gruppo di giocatori sono due cose molto diverse. Insomma, sì. Il lavoro è ancora molto lungo. Il lavoro comunque, è lungo, sì. Sarà utile. Allora, grazie per la tua riflessione proprio su tutto davvero. Il mondo della Serie D. Grazie. Ci risentiremo sicuramente. In bocca al lupo e vediamo un po' come va questa partita. Ora, dopo di te sentiamo un centrocampista del Badesse. Andiamo dall'altra parte adesso. Va bene. Ciao. Dai, grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, bello approfondimento. Devo dire una cosa va detta perché comunque noi sentiamo chiaramente tutte le settimane Dario le varie società, però devo dire che da parte della Sila Lunghese ci sono sempre degli approfondimenti, anche dalle altre squadre ovviamente, però nelle ultime settimane ci sono stati degli approfondimenti comunque interessanti anche sulle giovanili, ti ricordi? Ne abbiamo parlato molto con la Sila Lunghese. È una realtà secondo me che è bello anche conoscere. Molto bella del nostro territorio. Insomma, è bello perché alla fine chiaramente il Siena è la squadra di cui abbiamo sempre anche noi parlato negli scorsi anni, però secondo me è anche interessante comunque parlare di queste realtà dove c'è tanto, no? E ora parliamo di una realtà dove c'è tanto perché abbiamo il Badesse appunto Lornano, perché come verticale. Mettiti orizzontale se puoi, esatto, lo puoi mettere orizzontale grande, eccolo qua, sì. Eccolo qua. Ecco. Ruggero Frosinini. Ora ti sei tagliato mezza testa, ma insomma va bene. Dai, ti vediamo. Eccolo qua. Allora, caro Ruggero. giovanissimo, 2001, una quota come vi chiamano ora, ma mi piace essere chiamati quote, a me mi darebbe un po' noia, dice, quella è una quota, è così. Senti Ruggero, allora te sei uno dei ragazzi più sott'occhio della categoria, te lo dico, non so se ti fa piacere, perché esprimi un calcio di livello, sei giovanissimo ancora, hai già siglato un gol mi pare nella vittoria al Follonia Gavorrano, se non sbaglio. Sì. E ho letto anche che te sei di Orvieto, se non vado errato, ho letto delle cronache orvietane dove si parla di te, il ragazzo che alla si fa onore del calcio toscano, anche io insomma letto, vabbè, cosa ci dici? Studente anche, studente. Che cosa sei? Studi? Anche studente. Cosa studi? All'Università di Siena. Cosa studi? Studio biologia. Biologia, bravo. Vedi, quindi. Bravo. Non solo c'è bisogno, c'è è bisogno. Giusto. Senti, ma allora parlaci di questa esperienza con il Lornano Badesse. No, diciamo che è iniziato tutto l'anno scorso, io sono venuto a Siena per motivi appunto di studio, però diciamo il calcio è la mia passione e sono stato molto fortunato a trovare questo ambiente, questa società sana, e l'anno scorso l'obiettivo era quello di vincere il campionato, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a passare questa categoria importante e niente, quest'anno appunto siamo in Serie D e cerchiamo di dare il massimo. Ecco, la stagione diciamo è iniziata bene, perché vabbè, una sconfitta nella prima partita, ma abbastanza assurda, un'espulsione, insomma due rigori parati, poi insomma... Poi una bellissima vittoria appunto con una delle squadre forse più importanti della categoria, cioè Follonia Gavorrano, e poi un momento di flessione. Come giudichi questo diciamo momento? C'è stata una piccola deflessione abbastanza negativa, questo ha comportato anche il cambio dell'allenatore, diciamo dispiace, però da un certo punto di vista siamo stati anche fortunati, nel senso che è arrivato, c'è stato questo mese di stop a causa appunto del Covid, e quindi per il nuovo allenatore è stato
diciamo, forse più facile anche, anche per noi stessi entrare nel, nel nuovo, nelle nuove idee del mister e cercare quindi di arrivare a domenica, che credo che si giochi, certo, appunto, e di dare appunto il massimo e il meglio di noi. Certo. Ecco, come avete vissuto questo mese, intanto con il cambio dell'allenatore e poi anche insomma da una delle poche squadre che non aveva i recuperi che avevano altre squadre, insomma, molto esatto, avete fatto quasi una specie di nuova preparazione, esatto. sì, esatto, è stato proprio così, diciamo che abbiamo corso molto, ma ci siamo anche allenati molto con la palla e siamo entrati appunto nelle nuove fisiologie, nei nuovi moduli e nelle nuove idee del mister, e diciamo che io credo che sia stato fondamentale che appunto non abbiamo giocato, perché è stato proprio, certo, un mese di allenamento importante. E ora vedremo Ruggero i frutti di tutto ciò nella partita, potremo definirla, domenica, dell'anno, perché non so, io onestamente non so come nasce questa rivalità, non lo so neanche io, però l'anno scorso, probabilmente il campionato dell'anno scorso, penso dall'anno scorso, quindi è recente, c'è da andare a Sinalunga, caro Ruggero, come ti poni di fronte a questa partita? Io diciamo che spero di portare a casa i 3 punti, non sarà facile perché è un campaccio, ma sono tutti campacci, però sono sicuro che daremo il massimo e che faremo di tutto per portare a casa i 3 punti, perché sono vitali per noi domenica prossima a Sinalunga. Sarà una grande partita, penso, questo derby. Sì. L'ultima domanda, sì, poi ti lasciamo ai tuoi studi, diciamo, biologici oppure all'allenamento, non so. Entrambi, perfetto. E quindi, insomma, cosa possiamo dire a questo punto? Ma non lo so, possiamo dire magari un po' nel tuo futuro cosa vedi? Più la biologia, quindi forse i laboratori, oppure più il campo da calcio? Questo non lo so neanche io. Tutte e due. Perfetto. Poi sai, continuano. Ruggero, sei a Siena a studiare. Sì. Chi lo sa, magari un domani ci troviamo in una situazione diversa. Sicuramente sei un giocatore di prospettiva, lo dico perché t'ho visto, non è che te lo dico così tanto per dire. Grazie. Ecco, quindi chi lo sa? A Siena ci sei, vediamo, Dai, comunque sei molto simpatico e anche molto bravo in campo, e magari ci sentiamo un'altra volta anche. Va benissimo. Va bene. Bocca al lupo per domenica. Bocca al lupo, ciao. Grazie mille, grazie di essere stato con noi. A me mi piace tantissimo parlare con questi giovanissimi, te lo dico. Sì, è vero, dobbiamo iniziare, secondo me, volevo dirtelo, lo dico qui anche. Secondo me dobbiamo iniziare a sentirli più spesso, anche questi ragazzi più giovani, visto che ce ne sono tanti, esatto, nelle varie squadre, esatto, che seguiamo, e quindi sarebbe bello sentire anche proprio più i giovani. Questa freschezza, proprio questa anche quanto era allegro proprio, no? Cioè l'allegria, la voglia di divertirsi. Serve in questo periodo ancora di più. Serve tantissimo. Bene, noi siamo in chiusura perché abbiamo anche sforato, come ormai facciamo praticamente sempre. E ricordiamo che domenica ci sarà Siena Montespaccato. Certo, in casa nuovamente. 14:30. Speriamo che riparta il campionato nel migliore dei modi per tutte le squadre, perché insomma sarebbe l'augurio migliore per ripartire. Comunque non desistete, cari amici tifosi bianconeri, non vi fate prendere da... È così. Prendiamola con filosofia, è un campionato così. Bisogna stare tranquilli, noi più tranquilli di noi, non si può neanche andare allo stadio, ma insomma tranquilli, e la squadra prima o poi farà vedere la sua sostanza, dai, è sicuro questo. Questa è la speranza, insomma, dai, speriamo appunto che dalle prossime domeniche, insomma, tutto riprenda come l'obiettivo iniziale era stato deciso fin dall'inizio. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi torniamo settimana prossima, Dario. Ciao! Ciao, buonasera! Un campito estremamente ambizioso, diventare campioni al primo anno. Questo programma è realizzato in collaborazione con Stusa Cucine.